Ringrazio e saluto da Milano Dario Fo. Buongiorno Fo, grazie di essere con noi maestro. Buongiorno, buongiorno, scusate se faccio un po' di fretta, ma io avrei dovuto essere già sul lavoro adesso. Allora, ditemi tutto. Intanto la vedo con gli occhiali scuri come Berlusconi, perché? Ah, ecco, niente, tenevo gli occhiali per poter vedere bene la televisione. L'ho tolti così, vedete anche negli occhi. Senta, va bene? Senta, Fo, ma... Che è successo? Lei che è un fine conoscitore, diciamo, della vita di San Francesco, ad esempio, eh? È la natura che si vendica dei nostri peccati quando comincia a piovere come piove, in maniera forse poco democratica come in questi giorni. Questo lo dicono soltanto gli sciocchi, no? Non esiste questa situazione. Certo, gli uomini l'hanno massacrata, la propria terra, basta vedere. Voi avete accennato all'Africa, sì. Ai disastri che hanno combinato le multinazionali, al disastro che hanno combinato presso non soltanto i tesori, i beni stupendi che sono stati saccheggiati proprio da noi, che oggi diciamo tornate indietro e fatevi dare i permessi per tornare qua a lavorare. A chi chiedo il permessi proprio da quelli che sono sfuggiti e magari fuggiti dalle galere. Io ne conosco molti che sono usciti dalle galere e sono riusciti a fuggire, sono qui e col quale lavoro. Ora è sciocco ed è così banale in una forma piuttosto brutale, il fatto di dare sempre la risposta a chi ti dice ma sono affamati, ma stanno male, ma cosa dice, ma li teniamo bene in vita molto volentieri se rimangono al loro paese. Noi diamo i soldi, a chi date i soldi? A quella genia di persone che li tiene sotto, che li umilia, che li mortifica, che li frutta, che li violenza, che li mette in carcere? È a quelli che date i soldi perché questi siano bene? Cioè non questo c'è nessuno con cui parlare, nessuna coscienza civile, ecco. Senta. Storica. E poi mi pare che ci sia qualcuno di voi che abbia detto, sento parlare su di me, qualcuno di voi, un conduttore, ha detto una cosa molto intelligente, cioè noi dobbiamo partire da che cos'è l'Africa, dobbiamo studiarci tutti. Le situazioni storiche, a partire anche dagli italiani che sono andati là a trovarsi il posto al sole e che non hanno fatto altro che massacro, che ruberie, che furfanterie e che hanno distrutto una cultura locale che aveva secoli. Ebbene, quando cominceremo a fare questa analisi, allora capiremo che tutto il gioco di crearsi qua i nemici, perché il gioco è antico come il mondo, quando c'è una situazione politica che è difficile, causata dall'incuria, da ruberie, da truffalderie, da una cialtroneria folle, eccetera, eccetera, che cosa si fa? Si crea il nemico. Dov'è? Senta, il nemico? Folle, il posso chiedere una cosa? È lì, eccolo lì, ha una pelle diversa. Non parlare su di no, me. No, però le volevo chiedere una cosa. Sennò non capisco le più. Volevo chiedere una cosa. Mi ascolti per un attimo. Un'altra delle, come dire, dei passatempi nazionali italiani è quello dello scaricabarile. Oggi noi abbiamo chiamato questa puntata di Agorà scarica badile, perché stiamo tutti col badile in mano, questo è evidente. È un altro vizio, ha visto, Renzi ha detto in realtà sono le regioni che hanno cementificato e le regioni dicono no, sono i condoni fatti da Roma. Allora, anche questo è un vizio nazionale che dobbiamo combattere? Ma dura da sempre, quello di portare le ragioni e la responsabilità ad altri che sono arrivati prima, ad altri che hanno sbagliato, ad altri che non ci sono più. Ma però, porca d'una miseria, fai lo stesso preciso di quelli che prima di te hanno compiuto dei disastri. E la prima macchina straordinaria è la paura. Il nemico è la paura. Ecco. La paura portata alle esasperazione, non si può vivere con quelli bevono, quelli si ubriacano, ma prima di tutto è
evita di avere qua della gente disperata. Io sono stato nei campi profughi, sono stato a visitarli, per Dio, sono peggio delle galere, e tanti dicevano mandateci in galera perché qua non ce la facciamo più, erano nelle gabbie delle scimmie, per Dio, e ci sono ancora queste gabbie di scimmie, sì, li prendono, scaricano, dicono che fate qua, ma sono scappate, allora li lasciano lì un sacco di tempo senza possibilità di essere in una vita, in un paese reale, e poi tacchetta, li trasportano in un'altra galera, e poi dopo via in un'altra galera, e questi vivono dentro la nostra nazione, quando poi sono messi fuori non hanno niente per potersi attaccare, non hanno nessuna organizzazione che li aiuti profondamente, e sul fatto del il giochetto del ma lo Stato paga per loro, sì, gli dà le case, ma andate a vedere che case dà lo Stato, andate a vedere che in situazione vivono, in che ambienti vivono, e poi capirete perché che questi non sono tanto normali. Senta Fo, le devo fare una domanda anche di politica, visto che lei insomma a suo tempo ha appoggiato il Movimento 5 Stelle convintamente, però lo stesso Beppe Grillo, Movimento 5 Stelle, per esempio, si è pronunciato per il reato di immigrazione clandestina. Insomma, sugli immigrati non è molto tenera la linea del Movimento 5 Stelle, almeno del leader del 5 Stelle. Come dice? Ripeta per favore quello che no, le volevo dire, lei che ha appoggiato, diciamo, convintamente il Movimento 5 Stelle, avrà visto che Grillo sull'immigrazione clandestina, per esempio, ha posizioni diverse dalle sue, anche magari rispetto alla base del Movimento 5 Stelle, cioè lui dice ma no, accidenti. Infatti abbiamo... Pronto? La sento, sono qua, la sento forte e chiaro. Ma mi fa le domande, mi lasci rispondere? Pronti. Avanti. Vorrei rispondere alla sua domanda. Sono tutto Posso orecchie. Farlo? Sono tutto orecchie. Ecco, e allora dicevo che io con Grillo ho avuto una discussione. Non ero da solo, ero con altri ragazzi, altre persone, abbiamo parlato lungamente, si è fatto addirittura una specie di sondaggio, il sondaggio ha detto che i clandestini è una situazione, il problema dei clandestini è una situazione che bisogna risolvere immediatamente, che non è certo con la politica che fa l'attuale governo che si risolve, proprio contro quello che era il taglio che aveva dato lui personalmente in un primo tempo. Ho scritto addirittura un libro su questo, e su questo mi ha dato anche ragione, e oggi come oggi la situazione presso i clandestini e che fare è ancora in discussione. Quindi non date finali e conclusioni determinate. C'è un grande incontro-scontro dentro il movimento di 5 Stelle a proposito di come bisogna comportarsi. E però mi pare che in questo momento stia andando verso il giusto. Va bene, allora questo era Dario Fo, che è stato con noi. Grazie, la lascio andare a lavorare. Grazie di essere stato con noi. Grazie, a lavorare, grazie. Allora.